Bentornati a questo nuovo video. Oggi un video diverso dal solito. Sono da sola perché Jim è dietro la videocamera e vi voglio parlare di una cosa che in tantissimi mi avete chiesto ultimamente. Cata, ma come mai ogni giorno posti una foto su Instagram e su Facebook con l'hashtag 100 spicy happy days? Che cos'è questa cosa? Ebbene, oggi vi svelerò il tutto. Questa sfida, possiamo chiamarla sfida, che io ho intrapreso con me stessa, la sfida della felicità, nasce sui social qualche anno fa e diventa super virale e super famosa con l'hashtag 100 happy days. Io ovviamente l'ho resa un po' mia con l'hashtag 100 spicy happy days, quindi mi raccomando, quando la farete 100 spicy happy days. Consiste nel postare ogni giorno una foto su una cosa che vi ha reso felici per 100 giorni. No, ragazzi, vi assicuro che è tutt'altro che semplice. Che dite, sì, 100 giorni sono 100 giorni, poco più di 3 mesi e mezzo. Ma voi provate a essere felici tutti i giorni per 100 giorni di fila. Il 71% delle persone che ha aderito a questa sfida ha mollato a meno della metà del progetto, con la classica delle scuse, non ho tempo. Ma secondo me è una cazzata. Chi non ha tempo di essere felice? Cioè, ci vuole in tutta la giornata, vuoi che una sola cosa non ti renda felice? Io non ci credo, a parte che io odio i pessimisti, i negativi, quindi un motivo per essere felici lo si trova sempre. Per questa sfida ci vuole costanza, impegno e determinazione, soprattutto per non lasciarsi prendere dalla frenesia, dalle delusioni e dai problemi che comunque tutti noi abbiamo. Non nego che in questi 100 giorni non è stata proprio sempre la mia vita fiori, fiorelline, rose, roselline e unicorni. Assolutamente no, ci sono state delle giornate abbastanza di merda, che però in tutta la giornata non è andata male, proprio tutta la giornata c'era sempre qualcosa che dici, cavolo, va bene, dai, questo oggi mi ha reso felice. Un esempio stupido può essere il tuo gatto che ti si coccola addosso, un caffè preso al bar che non ti aspettavi, una persona di vedere, che cazzo sto dicendo, ma comunque bisogna trovare un dettaglio felice nella quotidianità. Non è sempre tutto brutto, e magari un messaggio inaspettato, un piatto che avete preparato con tanto amore, avete detto, cazzo, l'ho fatto proprio io, è bellissimo, 100 spicy happy days, perché no? Oppure girando per la vostra città ci sarà qualche posticino carino. Guardate in su ogni tanto e troverete tante cose che in realtà sono molto belle, ma quotidianamente noi non ci facciamo caso perché siamo sempre presi dalla negatività, dallo stress, dall'ansia, bisogna fare questo, quello, e non ci soffermiamo mai a godere di quelle che sono le piccole cose. Ricordatevi che la felicità è comunque una scelta. Si sceglie di essere felici, non è che uno una mattina si sveglia, yes, vivo una vita di merda e sono felice. No, tu devi decidere di essere felice. E in più la felicità è contagiosa. Tu sei felice, altre persone magari vengono ispirate a essere felici. Un sorriso porta un altro sorriso. Ogni cosa bella porta sempre a ispirare qualcuno a fare qualcosa di bello. Inoltre, la vita è troppo breve per non essere felici. Io devo dire che dopo la mia esperienza di questi 100 spicy happy days, perché se io lo faccio così non va bene, ho imparato tante cose. Sembrano cazzate perché dici, vabbè, posti una foto al giorno per 100 giorni, chi se ne frega, non è che la gente... Magari la gente pensa e lo fa solo per farsi vedere, per farsi notare. No, è una cosa personale che dovete fare per voi stessi, non per gli altri, non per i like, non per la pubblicità. Io ho imparato a essere molto più ottimista, più positiva. Beh, già lo sono un po' di natura, però questi 100 giorni mi hanno aiutato a vedere sempre qualcosa di bello. Adesso penso state vedendo le varie foto che stanno scorrendo qui a fianco a me. I miei gatti, che sono dei miei bellissimi pelosi nelle giornate più tristi, li guardo, come fai a non essere felice? I momenti passati con il mio ragazzo, con Jim, che tutti voi conoscete, però dici, sì, siamo insieme 24 ore al giorno,
ma ci sono quelle piccole cose che meritano di essere fotografate, ricordate. Vi assicuro che imparerete ad apprezzare quelle piccole cose della quotidianità che per molti possono sembrare noiose, ma in realtà fidatevi che c'è del bello in tutti i giorni che noi viviamo. Quindi io sfido tutti voi alla sfida della felicità, vi lancio la sfida della felicità. È facile, non mollate, fatelo, perché vi renderà più happy, spicy, positivi. Una foto ogni giorno per 100 giorni usando l'hashtag 100 spicy happy days. Mi raccomando, 100 spicy happy days, per favore, è il nostro hashtag, così fate girare anche questa mia follia. E condividete questo video con i vostri amici, così anche loro intraprenderanno la sfida della felicità, perché vogliamo essere tutti più felici, tutti più spicy e tanti pollici in su. E mi raccomando, siate spicy felici. Però per prima cosa, ragazzi, iscrivetevi al nostro canale, abbiamo tantissimi video che dovete scoprire. Questo era un video un po' diverso dal solito, però ci sono tantissimi video, vi dovete iscrivere. Prima di tutto, iscrivetevi, condividete, mettete un sacco di like e ci vediamo al prossimo video. Thank you.